l'ultima domenica di shopping prima di Natale. Nonostante tutti i negozi siano rimasti aperti nel cuore di Lecce, non si è registrata nessuna corsa all'acquisto come negli anni precedenti. E non certo per la domenica piovosa che ha spinto i potenziali acquirenti ad asserragliarsi nei centri commerciali per godere del tepore e immergersi tra lo sfaviglio delle luci intermittenti di una festa che senza ombra di dubbio sarà l'insegna dell'austerità. Ma perché, di questi tempi, è meglio comportarsi da formiche che da cicale. Per scongiurare le lunghe code e il rigido piano traffico messo a regime per l'occorrenza dell'amministrazione comunale, ha bloccato il centro dalle 17 alle 21. Gli ingressi strategici, presidiati da vigili urbani e protezione civile, non hanno consentito alcun varco e l'inversione del senso di marcia di alcune vie non ha dato scampo neanche agli automobilisti più temerari. Tutti costretti a parcheggiare in una delle zone di parcheggio di interscambio e prendere il bus navetta gratuito. E finalmente a passeggio, a sbirciare e a fare qualche timido acquisto tra le pagodine disseminate tra Piazza Mazzini e Piazza Sant'Oronzo. In molti hanno manifestato apprezzamento per la scelta di dare ampio spazio ai pedoni. È stata una bella idea quella di mettere qua queste pagodine, perché c'è una bella area di spesa nel centro di Lecce, come d'altronde in molte città d'arte d'Italia già sussistono queste organizzazioni così belle. Ma non è mancato il disappunto, soprattutto da chi impotente ha visto soffiarsi clienti da sotto il naso, come i negozianti tradizionali penalizzati da una scelta, secondo loro, per certi versi scellerata. Sarebbe stato meglio lasciarlo aperto. Il cuore delle città è questo. Purtroppo la gente si è vissuta qua c'è il flusso della gente. La soluzione è lasciare aperto le strade a tutti.